Lavoro e sviluppo sostenibile, queste le priorità di Giovanna Marano, candidata alla presidenza della regione siciliana per SEL, FED, IDV e Verdi per rilanciare la Sicilia. Sabato sera la Marano ha fatto tappa a Ragusa presso il giardino del City per presentare i candidati all'ARS della lista Fava. Presidente, una donna alla guida della Sicilia e per di più di sinistra, una doppia scommessa. Sì, certo, una donna con un vicepresidente che è Claudio Fava alla guida della Sicilia. Sicuramente il nostro è l'unico progetto di discontinuità e possiamo garantire ai siciliani una pagina di buona politica per restituire all'isola una speranza di futuro, una vera prospettiva, soprattutto ai nostri giovani che hanno bisogno di lavorare qui, vivere qui, finire gli studi qui, invece di continuare ad emigrare in tanti, 60.000 ogni anno per necessità, perché il lavoro in quest'isola non c'è. E il programma indica delle cose molto chiare, un'ipotesi di modello di sviluppo da green economy, basta ad essere semplicemente una terra di economia del petrolio, abbiamo bisogno di riconvertire questo modello, di andare in direzione delle energie rinnovabili. Insieme a Giovanna Marano anche il candidato alla vicepresidenza Claudio Fava. I punti per il rilancio della Sicilia? Cercare di azzerare una spesa improduttiva, parassitaria, che è servita soltanto a alimentare clientele e consenso, sino alle ultime nomine firmate dal Presidente e dal suo assessore in questi giorni, e puntare sulle risorse che qui esistono, ciò che siamo e ciò che abbiamo. Questa è una terra straordinariamente ricca, ma la ricchezza non porta voti, ne porta di più la povertà, la miseria, e quindi la dipendenza, e quindi la devozione, e quindi l'obbedienza elettorale. La storia della Sicilia è la storia di una ricchezza che è stata trasformata in attesa e bisogno, perché i voti si contano e si sommano pretendendo al momento dell'elezione che ciascuno porti il proprio bisogno in dote al candidato di turno.